Ciao a tutti amici homebrewers e benvenuti in questo nuovo video. Oggi proveremo a fare del gin in casa. Come qualcuno di voi saprà, il gin è un distillato e la distillazione in Italia è illegale, principalmente per due motivi. Il primo legato alle accise, quindi è chiaramente un problema di soldi. Il secondo invece è legato alla salute, dato che durante la distillazione, tra le tante cose, si produce anche metanolo, che è un composto altamente tossico. Ad ogni buon conto, non preoccupatevi, non ho intenzione di fare nulla di illegale oggi, anche perché ci tengo alla mia salute e soprattutto alla sopravvivenza di questo canale. Ciò che voglio provare a fare è un gin compound, detto anche bathtub gin, gin della vasca da bagno, chiamato così perché così veniva prodotto abusivamente in America durante il proibizionismo. Si tratta di una bevanda prodotta per infusione e non per distillazione, per cui non è illegale farlo in casa e soprattutto non c'è nessun rischio per la salute. In pratica è come fare un limoncello, però col ginepro. Prima di entrare nel vivo vi invito, come al solito, ad iscrivervi a questo canale e a cliccare sulla campanellina per non perdervi tutti i miei aggiornamenti. Potrà sembrarvi una sciocchezza, ma in realtà molti di voi che guarda questi video non è iscritto al canale, circa il 50% del pubblico totale, e questo significa che se foste tutti iscritti a quest'ora saremmo più del doppio, e questo significherebbe davvero tanto per la crescita di questo canale. Per cui iscrivetevi e intanto ci prepariamo un gin fatto in casa. Dopo la sigla. La prima cosa da fare è procurarsi una buona base neutra e le botaniche. La vodka è la base neutra che meglio si presta a questo gioco. L'unico appunto è che deve essere di buona qualità. Io ho preso questa, ma voi ovviamente siete liberi di scegliere la vodka che volete, a patto che sia liscia e non aromatizzata. Per quanto riguarda le botaniche, il discorso si complica un pochettino. Come ho detto anche nel primo video di questa serie sul gin, che vi lascio nella scheda in alto se non l'avete visto, ci sono spezie più comuni e spezie meno comuni, ad eccezione fatta per il ginepro, che è obbligatorio. Per questo primo esperimento ho deciso di non utilizzare 10.000 spezie diverse perché non avrei idea di come bilanciarle, per cui mi sono lasciato ispirare da uno dei gin più famosi al mondo, che è il Tanqueray. Questo è un gin storico londinese, oggi prodotto in Scozia, che fa dell'essenzialità la sua carta vincente. Infatti è prodotto storicamente con sole 4 botaniche: ginepro, coriandolo, radice di liquirizia e radice di angelica. A proposito, se ti interessa approfondire l'argomento gin, ti invito ad entrare nella mia community su Patreon, la nostra isola felice in cui fino a ieri si parlava di birra, da qualche settimana anche di gin e tra qualche tempo chissà cos'altro. Come al solito trovi il link in descrizione. Parliamo dei tempi. L'infusione dovrebbe durare un tempo minore o uguale alle 48 ore, però secondo me questo dovrebbe essere valido soltanto per il ginepro e altre radici e spezie secche. Quelle fresche, come la buccia di limone ad esempio, verranno aggiunte con 24 ore di ritardo, e questo per evitare di estrarre altri sentori indesiderati. Ecco fatto. Ora non ci resta che aspettare 24 ore. Ci vediamo domani. Eccoci qua. L'infuso, come potete vedere, ha cambiato colore. Sebbene sia rimasto abbastanza limpido, comunque è diventato praticamente giallo. Non vi dico a cosa assomiglia. Adesso questo lo filtriamo. Per filtrarlo riprendiamo la bottiglia di vodka che abbiamo usato per fare l'infuso, e ho comprato su Amazon questi filtri di carta da caffè con un imbuto e filtriamo. Il filtro da caffè l'ho messo nell'imbuto. Utilizzerò questo coso per filtrare, diciamo, le parti più grandi che potrebbero, diciamo, intasare il filtro.
Allora, procediamo. Sa di gin, assomiglia a qualcosa che ricorda il gin. Diciamo che assomiglia a qualcosa a metà strada tra un gin e un dopo barba. Questa è la sensazione. La filtrazione è lenta. Comunque, l'aroma c'è. C'è un naso bellissimo, acre e pungente, ma anche dolce. Certo, non è particolarissimo, perché comunque alla fine abbiamo utilizzato 4 botaniche in tutto. Rispetto ai piani abbiamo imbottigliato verso le 30 ore di infusione. Non ho calcolato esattamente quante ore, però diciamo in queste ore ho annusato più volte il composto e adesso mi è sembrato veramente intenso, per cui preferisco non andare oltre per evitare di estrarre troppo. Poi magari nessuno ci vieta di riprovare. Anzi, a dire il vero, questo è stato il secondo tentativo, perché il primo tentativo, questo, diciamo, è fallito miseramente, perché oltre ad utilizzare le 4 botaniche del Tanqueray, avevo utilizzato anche bucci di lime e di limone e ovviamente è uscito fuori un limoncello. Eccoci qua, poco meno di 70 cl. Diamoci un'ultima annusatina. Allora, io devo essere sincero. Sembra un gin. Magari non il gin più aromatico e profumato del mondo, però sa di gin. Ora bisogna metterlo alla prova. E come lo mettiamo alla prova? Con un gin tonic. Il Tanqueray è molto delicato, il suo aroma è armonico, ben equilibrato. Al di là del fatto che si tratti di un'etichetta storica inglese, questa armonia dipende soprattutto dal fatto che è un gin distillato e questo garantisce che durante la produzione vengono raccolti soltanto i contributi qualitativamente più fini. Discorso ovviamente diverso per il nostro gin infuso, che è più cafone, passatemi il termine, e sgraziato. L'aroma è più pesante e persistente e viene un po' meno quell'armonia del Tanqueray, ma questo dipende da un mix di fattori, non ultimo il fatto che potrei aver bilanciato male le spezie. Non ci sono sentori strani o fuori luogo, è soltanto più sporco, mi verrebbe da dire. Ma questo ovviamente non esclude il fatto che non possiate goderne insieme ad amici e familiari, a patto che non siano talebani. Ma quelli intanto sono ovunque, sia nel mondo della birra che nel mondo dei distillati. Basta soltanto imparare a riconoscerli subito per poi evitarli come la peste. Bene amici e viewers, anche per oggi dallo Sgabuzen è tutto. Sinceramente non so dirvi come verrà preso questo video dai più. Vi invito a lasciarmi un commento qui sotto per farmi sapere il vostro punto di vista. In commercio ci sono tanti gin compound, per cui l'idea di provare a farne uno in casa non mi è sembrata una cosa così blasfema. Non escludo che giocando con le spezie sia possibile raggiungere risultati molto interessanti, con la consapevolezza però che i gin distillati saranno sempre un gradino sopra. Detto questo, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito ad iscrivervi se non siete ancora iscritti e a cliccare sulla campanella. Noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao viewers!